Buonasera a tutti, grazie a voi per essere intervenuti e soprattutto bentrovati e buona stagione a tutti voi per quello che sarà il lavoro che svolgerete per questa società, per l'Audace Cerignola. Prima conferenza stampa da parte di mister Alessandro Potenza, il tutto dopo il successo in Coppa Italia contro il Gravina domenica, sempre qui al Monterisi, prima uscita ufficiale contro il Grumentum, terza giornata del girone H di Serie D. Apriamo subito con delle precisazioni da parte di mister Alessandro Potenza, che vuole rimarcare quelli che sono stati i motivi che lo hanno spinto ad accettare l'importante progetto Audace Cerignola. Mister, a te la parola. Apriamo così per poi andarci a concentrare sulle domande dei giornalisti e su quello che sarà il primo impegno di campionato. Ma voglio dire, penso che la scelta sia stata una scelta soprattutto professionale perché la proprietà è una proprietà estremamente ambiziosa. L'Audace, voglio dire, infatti negli ultimi anni ha vinto diversi campionati, ha fatto due piazzamenti nei playoff di D e li ha anche vinti. Poi le vicissitudini di quest'estate hanno colpito un po' tutti. Tutto però parte appunto dalla prospettiva di fare la Lega Pro. Poi, siccome mi ritengo una persona seria, la proprietà era stata anche onesta con me, ma ha detto che c'era un 1% di possibilità che le cose non andassero bene. Mi sono preso la responsabilità di dare comunque l'ok, perché a prescindere tutto. Il giorno che abbiamo avuto il primo incontro c'è stato subito un imprinting, un feeling che parte dal presidente a tutta la famiglia, perché erano un po' la famiglia Greco, intendo, che erano un po' tutti presenti e nei fatti in questi, voglio dire, quasi 2 mesi di lavoro la realtà è quella che mi ci trovo molto bene, non c'è nessun tipo di problema, anzi. Ho solo da imparare nella gestione di alcune situazioni, visto il loro impatto che hanno dal punto di vista imprenditoriale a livello nazionale. Detto questo, però, permettetemi di fare un passaggio, perché, come dire, dalla mia vita mi sono sempre preso le responsabilità delle mie azioni e mi piace andare sempre controcorrente. E parlo in riferimento all'Andria, voglio dire, alla Fidelis, dove non ho fatto nessun tipo di comunicato in questi 2 mesi, perché a volte è anche semplice scrivere una lettera, metterla sui social per pulirsi la coscienza. Siccome mi ritengo una persona con la schiena dritta, dove è probabile che è difficile lavorare con me, perché sono una persona molto ambiziosa, mi piace fare le cose in un determinato modo, con umiltà dico in maniera professionale, che sia anche Serie D. Sul discorso Fidelis, io prima di Capodanno ebbi un incontro con Roselli, dove si programmava la stagione, e loro, il presidente Roselli mi chiese se potessi continuare con loro nella stagione successiva. Io diedi la mia disponibilità con una bozza che aveva a che fare su poter prendere in considerazione un'eventuale come dire, chiamata tra i professionisti. Da quel momento in poi, ovvio che si era ancora a Capodanno, diciamo. C'era tutta la seconda parte della stagione. Diciamo, l'incontro che abbiamo avuto si parlava di programmare la stagione successiva dell'Andria, dove è evidente che le grandi difficoltà che c'erano state all'inizio della scorsa stagione, c'era un grosso caos, diciamo così, quindi si doveva programmare, c'erano diverse problematiche da risolvere che avevano a che fare con organizzazione a 360 gradi, che vadano sì da un discorso societario alla più piccola cosa. È evidente che
tutto un po' cambiato nei due mesi successivi alla fine del campionato, perché tutte quelle che erano le problematiche che avevo detto loro, ho dato tempo appunto per avere delle risposte, e praticamente la maggior parte delle problematiche dal budget per un'ipotetica lotta alla vittoria del campionato, a problematiche di vario tipo organizzativo, di staff medico, staff tecnico, e chi più ne ha più ne metta, non erano, voglio dire, state rispettate. Siccome la città di Andria e anche gran parte della tifoseria mi avevano apertamente fatto sentire come il garante del progetto tecnico della Fidelis, con queste attenuanti, siccome ci metto sempre la faccia, scusate se non me la sono sentita, perché voglio dire, ci metto la faccia quando evidentemente mi devo prendere le responsabilità, e soprattutto so in che tipo di contesto mi ci trovo. L'anno scorso il rischio l'ho corso, quest'anno voglio dire, la Fidelis e la piazza Fidelis non avrebbe aspettato, non avrebbe dato scuse a nessuno, quindi ritrovarmi ad avere una gestione extra calcio rispetto alla stagione scorsa di quel tipo, non me la sono sentita con le tante problematiche. Ma poi diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un po' proprio la gestione della trattativa che riguarda proprio me tra l'Audace e la Fidelis, perché c'è stato un secco no da parte del presidente Roselli, è anche vero che poi quando ci parlai io con Roselli era dispiaciuto assolutamente, ma mi rimase in mente una frase che era quella: adesso te la prendi tu la responsabilità con la piazza. Quindi questo mi ha fatto capire che in un momento di difficoltà, che in tutte le squadre succedono durante il campionato, voglio dire, la croce me la dovevo portare io sulle spalle, ed è giusto che l'allenatore si prende tutte le responsabilità, però è anche giusto che io ho l'obbligo di valutare il tipo di contesto in cui mi trovo. Non ho chiesto la luna, non avevo chiesto la luna, però questi erano dei piccoli segnali che evidentemente mi hanno messo nelle condizioni di interrompere proprio il rapporto, perché evidentemente, diciamo, era arrivato alla fine proprio il rapporto lavorativo con l'Andrea, anche se alcuni addetti ai lavori dell'indotto proprio Fidelis, già nei due mesi della fine del campionato, qualcuno sapeva già bene che il mio rapporto con la Fidelis non era per nulla scontato, proprio perché alcuni diciamo, non erano confidenti, ma erano persone che mi stimavano, anche qualche dal punto di vista umano, e quindi ero aperto con loro. E per ultimo c'è stata una situazione che, sempre per infangare un po' il mio nome, c'è stata la situazione relativa a un ipotetico nostro approccio come Audace a Kosnic. Siccome ritengo una persona per bene, dico soltanto che chi vuole ho il mio telefono a disposizione per capire chi ha contattato Kosnic, se io o qualcun altro. Il mio telefono a disposizione, siamo a Monterisi, le porte sono sempre aperte, e quindi ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Io, come sempre, ci metto sempre la faccia e mi prendo le responsabilità delle mie azioni e di quello che dico. Detto questo, che non deve essere polemica, è solo giustamente un chiarimento per quanto mi riguarda, tengo a ringraziare Andria Città e la tifoseria di Andria, e anche tutta la società, perché comunque è stata una grandissima opportunità per me, ma più che altro per la città e gli andresi vi devo dire grazie, perché in pochissimi, forse a Catania e Firenze, mi sono sentito bene nel vivere pure la città come ad Andria. Li ringrazierò per sempre, io e la mia famiglia, perché ci hanno fatto stare veramente da Dio. Detto questo, da oggi in poi non affronterò nessun tipo di discorso che riguardi la Fidelis, per diverse ragioni, ma probabilmente la più importante è quello che rispetto tantissimo l'Audace, la proprietà dell'Audace,
e i tifosi dell'Audace. Oramai la Fidelis è il passato, ripeto, mi ritengo un professionista e da questo momento in poi, anzi, dai primi di luglio, che io penso solo ed esclusivamente al bene dell'Audace. E volevo ringraziarvi per avermi dato questa opportunità e passiamo oltre. Una doverosa ricostruzione dei fatti, anche perché, come detto in precedenza, c'è stato poco tempo per farlo, si è lavorato tanto in silenzio sul campo, oggi si ritorna a parlare come giusto che sia. Abbiamo i colleghi giornalisti qui presenti, da chi partiamo? Mimmo Siena, Radio TRC. Mister Potenza, buonasera, buonasera. Ben trovato. Allora, avete esordito benissimo in Coppa Italia con questo 3-1 sul Gravina. Le chiedo cosa le è piaciuto sul piano del gioco e soprattutto quanto questo può essere migliorabile nella partita di campionato contro il Gomentum domenica. Ma mercoledì siamo rimasti un po' tutti sorpresi, intendo come staff tecnico, perché ci è piaciuta l'intensità, soprattutto sulla fase di non possesso. I ragazzi penso che per 60 minuti hanno corso. Faccio questo appunto proprio perché, come dicevo mercoledì, non avendo svolto, a parte un'amichevole vera contro lì a Palena i primi di agosto, poi non abbiamo fatte nessuna di amichevole, quindi vuol dire che si è lavorato bene sul campo e questo voglio dire è una cosa molto importante. Per quanto riguarda invece dal punto di vista del gioco, ci sono state delle situazioni svolte come abbiamo chiesto e altre dove già in questi due giorni abbiamo cercato di migliorare, perché il primo tempo è vero l'abbiamo mossa bene la palla, però a volte mi è sembrato che ci specchiassimo un po' troppo. Per me ha molto senso perché è quello che chiedo, però quando fai possesso è evidente che fai uscire gli avversari, poi devi cercare di verticalizzare per sfondare e creare più occasioni. Grazie. Alfonso Di Vito, Cerignola Viva. Buonasera. Intanto buona la prima dopo la gara con Gravina, adesso domenica c'è la matricola Gomentum che viene comunque dalla prima storica vittoria in D. Quali saranno i pericoli di domenica? Ma i pericoli sono diversi. In primis non ci montiamo la testa per la partita di mercoledì, tutto il rispetto del Gravina, tante componenti, come dire, a volte cercano di fare anche turnover perché può essere che tengano poco alla Coppa Italia, proprio perché diventa poi impegnativo fare turni infrasettimanali. Non sto insinuando nulla, però voglio dire un dubbio che evidentemente c'ho in testa, perché se l'approccio a volte può essere anche un po' meno veritiero, diciamo così. È anche vero che per noi è stata partita vera proprio perché era la prima. Forse il Gravina, essendo già rodato dal punto di vista dell'impatto emotivo, non è stato la stessa cosa con noi, come noi voglio dire. Ma più che altro il problema che riguarda la partita di domenica principalmente sono due. Uno che ha a che fare con la nostra condizione fisica, sempre per il discorso relativo a poche amichevoli fatte, e due per il discorso del recupero, dove è evidente che anche io quando stavo a certi livelli sembrava un altro sport il giocare ogni tre giorni. Fortunatamente all'epoca erano due o tre i turni infrasettimali in tutta la stagione, quindi riuscivo a recuperare e non erano mai settimane consecutive. Magari dopo due mesi capitava l'altro turno infrasettimanale. Qui bisogna gestire praticamente tre settimane dove giocheremo ogni tre giorni, e c'è il terzo punto che riguarda poi tanti giocatori che sono arrivati da poco, gli ultimi sono praticamente arrivati ieri. Le difficoltà sono fisiche, sono dal punto di vista tattico, perché non vuoi caricare troppo proprio dal punto di vista del lavoro per far vedere cosa vogliamo proporre,
per non stancarli appunto per la domenica, quindi le difficoltà sono tante. In più c'è l'entusiasmo di una neopromossa che domenica ha fatto la prima storica vittoria in Serie D, e bisogna stare molto molto attenti, perché poi tra l'altro c'hanno anche dei nomi, quindi voglio dire, neopromossa sì, ma c'hanno comunque un po' tutte le squadre i giocatori. Bisogna realmente, per me realmente la stagione inizia domenica, e spero di dire domenica pomeriggio tardi, buona la prima. Ecco, l'impatto con la piazza di Cerignola come l'è sembrato? Ma per me è stato, come dire, molto molto positivo, perché è vero che ci sono state le difficoltà, non si sapeva la categoria, però voglio dire, alcune cose le vivi a pelle, no? Anche nei momenti di protesta di alcuni tifosi, quello fa capire comunque l'attaccamento all'Audace, e l'attaccamento che hanno all'Audace per noi, per me, per lo staff, è qualcosa di importante, perché è evidente che sono abituati a, hanno il palato fino, sono abituati a stare al vertice, e la cosa che mi viene da dire è quella di cercare di stare il più vicino possibile alla squadra, soprattutto in questi 20 giorni, perché ripeto, oltre il danno alla beffa, oltre il discorso della Lega Pro, ci dipende anche questo fatto che giochiamo tante partite in pochi giorni, e non è una cosa semplice. Peraltro non è stato facile, insomma, gestire due ritiri, fare calciomercato, come diceva mister proprio nelle passate ore, sono arrivati gli ultimi tre tasselli, e mi riferisco a Martinello, Siku e a 5, e sicuramente ne arriveranno altri. Cosa serve all'Audace per completare il proprio mosaico? Sicuramente qualcos'altro serve, come dire, il dato più importante è che serve in maniera imminente. Secondo me nel giro massimo di una settimana dovrebbero, spero, arrivare altri giocatori, proprio per sopperire in questo momento. Nei prossimi 20 giorni è necessario che abbiamo comunque una rosa importante per cercare di giocare e fare il risultato in questi 20 giorni, perché l'ipotizzare di fare 20 giorni, non so, 6-7 partite, magari sempre con gli stessi, perché è vero che abbiamo degli under bravi, però se si vuole puntare a fare qualcosa di importante, bisogna avere diversi over che siano a disposizione, perché ti danno comunque quella, come posso dire, quell'esperienza, lo spessore anche dal punto di vista della gestione della partita, che poi fa la differenza, perché non puoi immaginare di andare tutte le partite a 3.000 quando in realtà per primo non sono abituati a giocare ogni tre giorni, secondo alcuni sono arrivati da poco, terzo alcuni di quelli erano giocatori svincolati, quindi fuori condizione, senza aver fatto un ritiro, quindi ripeto, abbiamo bisogno di essere al completo, così evidentemente ci uniamoci, ricompattiamo un po' tutti, perché da adesso a 20 giorni un po' tutti, le famiglie, ce le dobbiamo dimenticare. Chiudiamo così con questo gruppo che è sembrato già ben assemblato e rodato, oltre che entusiasta di affrontare una nuova stagione nonostante tutto. Questo è un elemento fondamentale che credo abbiano colto in tanti sugli spalti del Monterisi mercoledì. Può essere questa la strada maestra per fare qualcosa di importante gradatamente, stando calmi? Io penso proprio di sì. È anche vero che su questo bisogna dare comunque merito al direttore, al presidente e anche a Francesco Di Biase, perché a volte si fanno scelte tecniche nel mercato, però come staff proprio dirigenziale, spesso anche in alcuni incontri
vanno proprio anche sull'imprinting, proprio dal punto di vista dell'aspetto umano, alcune situazioni sono saltate anche per queste, quindi andiamo, come dire, anche nel creare dei gruppi che ci mettono poco ad entrare in sintonia, perché voglio dire, non è una frase fatta, il gruppo vero si vede nei momenti di difficoltà, quando si vince, voglio dire, tutti quanti si ride, tutti quanti si festeggia, nei momenti di difficoltà che evidentemente un gruppo, se è forte, ti dà soddisfazione, e solo attraverso questo evidentemente possiamo toglierci delle soddisfazioni, mettendo comunque in preventivo che ci sono delle realtà che sono super super organizzate e hanno avuto il tempo rispetto a noi di partire in anticipo sia sul mercato che sui ritiri. Quest'anno il livello del campionato, se l'anno scorso era alto, quest'anno penso sia altissimo, perché guardando anche gli ultimi giorni, il Foggia, il Bitonto, il Casarano, il Taranto, sono delle corazzate, quindi bisogna subito schiacciare sull'acceleratore, perché c'è poco tempo. Se non ci sono altre domande, grazie a voi per la vostra presenza, grazie a mister Alessandro. Grazie a voi, buona serata.